Allora, bisognava vincere, bisognava tornare a vincere, e lo si è fatto in modo abbastanza autorevole. Sì, sì, penso che questa sia stata una prova di forza da parte nostra, che veniamo da un brutto momento, inutile nasconderlo, soprattutto dal punto di vista dei risultati, perché la prestazione, a parte la partita con la Lupo Roma, non è mai mancata. Quindi era importante tornare a vincere e questo è il modo migliore per farlo, perché abbiamo fatto senza praticamente rischiare niente, tranne un rimpallo a fine primo tempo. Però la squadra ha risposto alla grande, una squadra che non molla e che ci crede. Ecco, il mister aveva detto che era tutta questione di testa, uscire dal brutto momento, infatti tre colpi di testa e è tutto dimenticato. Fatte le battute, sì. Era un momento di testa perché erano venuti a mancare i risultati e non eravamo abituati, perché questa squadra dal primo giorno di ritiro ha in mente solo un risultato, che è quello della vittoria. Quindi quando per due partite di fila non arrivano punti, si sta male perché è una squadra che vive per la vittoria, la nostra, quindi era importante, veramente, cioè fondamentale importanza tornare a vincere oggi. Certo. Mister, scusi, il motivo di questa defaianza delle due partite che diceva lei contro la Lupo Roma attivo e contro il Livorno, invece la rinascita di oggi, è tutto merito vostro, c'è ancora qualche cosa da riprendere, considerando anche praticamente la prova non troppo positiva della Racing Roma in difesa sui tre colpi di destra, non è che praticamente... Ah no, sicuramente in ogni gol c'è il merito della squadra che fa gol e quindi questo merito. Motivo di questa defaianza delle ultime due partite, come ha detto lei, qual era il con Livorno, motivo della causa? Con Livorno siamo stati condannati un po' dagli episodi, perché veramente abbiamo espresso il miglior calcio della stagione e meritavamo una larga vittoria. E poi con la Lupo Roma, con la Lupo Roma è stata la peggior partita della Cremonese di quest'anno ed è stata una sconfitta meritata. Non è stata una partita sottovalutata, ma è stata una giornata veramente storta da parte di tutti i componenti. Che ha proseguito proprio con il Livorno a parte qualche... E oggi tutto merito vostro, oppure a che punto è questa ripresa, considerando la condizione che era ultima in classifica, insomma? No, noi comunque, cioè, noi a che punto siamo, insomma, in via di ripresa o in via di guarigione? Sicuramente siamo, non possiamo dire di essere guariti perché è una partita, però dovremo confermarlo venerdì prossimo con la Viterbese, che è una partita importante. Però il mister ci ha abituato a guardare sempre in casa nostra, quindi più che dei meriti della Racing Roma è giusto dare merito a noi, che a un gruppo che non ha mai smesso di crederci e che ci crede ancora.